Un saluto affettuoso a tutti coloro che in questo momento avranno la possibilità di vedere ciò che stiamo per realizzare a fra poco. La benedizione e inaugurazione dell'organo qui nella Chiesa Madre di Flumeri. È un evento bellissimo perché dopo 40 anni siamo riusciti a riportare qui a Flumeri, ecco, un pezzo di storia dei nostri cari che con sacrifici si sono impegnati a realizzare all'epoca e che dopo il disastro del terremoto dell'80 purtroppo è andato in frantumo e solo oggi siamo riusciti a distanza di 40 anni a riportarlo qui in Chiesa Madre. È un evento che coinvolge tutti, non solo la comunità di Flumeri, ma anche le autorità civili e militari. Saranno presenti Sua Eccellenza il Vescovo, il Prefetto, il Presidente della Provincia, i sindaci della zona pastorale Lacedonia Baronia e i sacerdoti della zona pastorale Lacedonia Baronia. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera meravigliosa del restauro dell'organo, in modo particolare ecco, la banca BCC di Flumeri, grazie alla Presidente che ha preso a cuore questa mia richiesta e iniziativa e con un mutuo che mi ha sostenuto per poter realizzare l'opera che quanto prima anche noi come comunità ci siamo impegnati a restituire. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in quest'opera, hanno creduto nel riportare ecco qui l'organo a Flumeri, ma in modo particolare dire grazie al Signore perché tutto questo si è potuto realizzare solo con l'aiuto di Dio e sono convinto anche della Vergine Maria. E l'organo l'abbiamo voluto intitolare proprio a Papa Francesco, ecco lui che è la voce nella Chiesa, la voce nel mondo, possa questo organo ecco, dare gioia, entusiasmo e anche decoro alla nostra o alle nostre liturgie. Io sono uno dei Continiello che ha restaurato l'organo di questa parrocchia. In pratica si è trattato di un restauro complessivo, delicato, perché tutti gli elementi che noi abbiamo recuperato erano ridotti in un pessimo stato di conservazione. Erano tarlati completamente e sono stati anche rovinati durante la fase dello smontaggio che era stata fatta da personale non qualificato, per cui molti pezzi erano veramente distrutti. La maggior parte dell'impianto fonico originale è andato perduto, però siamo riusciti a recuperare una buona e significativa parte. È stato recuperato il sommiere maestro, restaurato completamente e adesso è in perfetto stato di funzionalità. Sono state aggiunte anche delle altre canne, come quelle che si vedono della facciata principale, mentre quelle laterali sono canne originali. È stato aggiunto il registro del principale 8, dell'ottava 4 e della decima quinta che erano assenti su questo tipo di strumento. Adesso diciamo che è uno strumento almeno liturgicamente molto valido e abbastanza funzionale per le attività liturgiche di questa parrocchia. Sì, l'inaugurazione di quest'organo che ritorna in questa antica chiesa è un evento non solo per la comunità, grazie all'impegno della comunità, del parroco Don Claudio e di tutti noi, ma è anche un segno evidente di un arricchimento del patrimonio storico-artistico della nostra diocesi. Ed è uno strumento che accompagna il canto e quindi è uno strumento utile alla preghiera e anche all'animazione liturgica della vita di questa comunità.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Eccellenza Reverendissima, Eccellenza Signor Prefetto, cari confratelli nel sacerdozio, doveva essere anche qui con noi il Presidente della Provincia, ma per impegni purtroppo è stato impegnato altrove. Saluto i signori sindaci qui presenti, autorità militari e la Presidente della BCC di Flumeri e voi cari fedeli qui presenti. Un cordiale e affettuoso saluto. Grazie per la vostra presenza. Nonostante i vostri impegni, siete qui per condividere con tutta la comunità di Flumeri la gioia di questo evento. La rinascita dell'antico organo a canne, gravemente danneggiato dal terremoto dell'80. Questo giorno è stato a lungo atteso e desiderato da voi flumerisi. Ricordiamo i pressanti inviti in proposito del compianto Don Peppino Di Luiso. Che ho voluto espressamente ricordare nella lapide che immortala questo evento. Anche il nostro vescovo, Monsignor Sergio Menillo, il nostro vicario foraneo, Don Gerardo Roberto, in questi anni mi hanno incoraggiato ad intraprendere l'ardua impresa del restauro dell'organo. Ora, cari fedeli, dopo quasi 40 anni, viene restituito alla nostra Chiesa Madre il suo antico organo a canne, al fine di dare alla Sacra Liturgia maggior decoro ed elevare gli animi a Dio con la sublimità della musica. Devo particolare gratitudine alla premiata ditta organi con Diniello Vincenzo e figli per aver compreso le nostre difficoltà economiche e aver offerto un prezzo di favore senza pregiudicare la qualità del lavoro. Uguale debito di gratitudine deve essere tributato alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri nella persona della Presidente. Che assecondando le richieste del Consiglio Affari Economici della Parrocchia ha accordato un mutuo a tasso zero per l'ingente cifra necessaria che mi sono impegnato a restituire al più presto possibile. A nome dell'intera comunità parrocchiale esprimo il mio grazie a lei, cara Presidente, e all'intero Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e per il concreto sostegno offerto all'esecuzione di quest'opera. Sono certo che il nostro caro Don Peppino, ora dalla casa del Padre, si sta rallegrando con la comunità flumerese nel vedere realizzato il suo desiderio di ripristinare quest'organo. Carissimi, la musica sacra è una via privilegiata per lodare il Signore e per elevare la mente e il cuore all'incontro con Dio. Possano le note di quest'organo innalzare gli animi nostri e delle future generazioni alle vette della vita spirituale e incendinire i nostri cuori, così che possiamo camminare tutti insieme nella via della santità e della fraternità. Grazie di cuore e buon cammino. Thank you.
Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione di quest'organo restaurato, che renderà più lieta e solenne la celebrazione della Divina Liturgia. Anche l'arte musicale a servizio del culto tende allo scopo primario di dar gloria a Dio e di santificare gli uomini. Il suono dell'organo nel contesto celebrativo sostiene il canto unanime dei fedeli, espressione di quel cantico nuovo che sarà veramente tale se all'accordo degli strumenti e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo bene se vivremo bene nella chiave della divina volontà e nell'armonia della carità fraterna. Acclamiamo insieme la parola del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Lode a te, oh Cristo. Re di eterna gloria. Seduti. Con suoni di tromba cantate inneggiate al Signore, con suoni di tromba cantate inneggiate al Signore. Popoli tutti battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Con suoni di tromba cantate inneggiate al Signore. Egli ci ha sottomesso i popoli,
sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama, con suoni di tromba, cantate inneggiate al Signore. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Con suoni di tromba, cantate inneggiate al Signore, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Con suoni di tromba, cantate inneggiate al Signore. I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sia a Dio appartengono i poteri della terra, egli è eccelso. Con suoni di tromba, cantate inneggiate al Signore. Con suoni di tromba, cantate e inneggiate al Signore. Questo salmo ci aiuta, cari amici, ad entrare nella gioia di questo giorno, carissimo Don Claudio, carissima comunità di Flumeri, proprio per accogliere attraverso lo strumento musicale che ritorna nella sua sede e che è stato restaurato con il contributo di tutta la comunità, uno strumento che aiuti ed accompagni la preghiera, perché la Chiesa è un luogo dove la preghiera deve risuonare, deve espandersi, perché chi canta bene, appunto, prega due volte. Un canto di lode e di ringraziamento al Signore, che è la nota dominante anche della pagina sacra del Vangelo che abbiamo ascoltato. È una festa di gratitudine che quest'oggi riviviamo, ripensando alla storia della comunità, così come ricordava il carissimo parroco Don Claudio, ricordando il suo impegno, il tuo impegno, carissimo Don Claudio, nel rendere possibile il ritorno di quest'organo nella sua sede, nella sua casa, l'impegno di tutta la comunità, l'impegno di ciascuno di voi che vuole contribuire perché questo strumento possa finalmente risuonare quella nota che appartiene al cuore, è la nota della fede, che si deve trasformare in un impegno concreto di servizio e di amore nella comunità. Anche la presenza di tante autorità, sono molto grato a lei, eccellentissima signora prefetto, al sindaco della comunità, al dottor Lanza, alla nostra commissaria, al capitano dei carabinieri, insomma a tutte le autorità, vedo anche il sindaco di Trevigo, insomma non voglio saltare nessuno, ma sono da presidente della comunità montana che si è unito da poco al consesso, agli amici sacerdoti, insomma tutti quanti voi state a testimoniare che questa comunità davvero vuole sentire una nota dominante, la nota di una musica che crei armonia nella liturgia e quindi renda possibile vivere ed esercitarci in quell'amore che la vita cristiana esige, perché accompagnare con il canto, soprattutto con questo organo antico, la liturgia sta non solo a riannodare la nostra vita al passato, si ricordava l'impegno di Don Peppino, di Luiso, che nelle prime volte che sono venuto qui in questa parrocchia mi ricordava, come dicevi tu,
il desiderio che fosse finalmente ripristinato l'organo, e questo desiderio è stato esaudito, ma credo che sia stato il desiderio di ogni flumerese, è vero, anche l'impegno della banca e la testimonianza di questo impegno corale di tutta la comunità. Quindi è uno strumento che riannoda tutte le relazioni, le rende ancora più armoniche perché le fa diventare preghiera e canto, così come la Vergine Maria ci ha detto: sono la serva del Signore. Il nostro impegno, il nostro ministero, il nostro servizio è proprio volta a diffondere anche con questo linguaggio universale, comprensibile a tutti come il linguaggio del canto e della musica, la bellezza del Vangelo, la bellezza di una comunità che cresce, la bellezza di una comunità che evangelizza, la bellezza di una comunità che prega e che riannuda il nostro presente anche a quelle radici antiche. Sono presenti anche i miei genitori, vedo, e sono la testimonianza di una vocazione che cresce all'interno della comunità cristiana, che cresce all'interno della famiglia. Tutto, insomma, è una sinfonia di lode, di ringraziamento al Signore. Sono davvero grato a te, caro Don Claudio, a tutta la comunità, a tutti quanti voi, uno per uno. Dovrei fare l'elenco, ma riassumo questo ringraziamento nella preghiera al Signore anche nel desiderio di ritrovare in questo strumento una modalità sempre nuova, sempre antica e sempre attuale di levare la nostra mente a Dio e di far risuonare il palpito dei nostri cuori all'unisono, perché le nostre comunità, come questa comunità, possa fiorire in quella dinamica del dono, del servizio e dell'amore. Grazie, e grazie al Signore. Vedo che l'immagine sorridente di Papa Francesco benedicente induce a guardare in modo positivo il nostro presente e soprattutto ad accogliere il dono del tempo che abbiamo dinanzi. Auguri a tutti, auguri di buon cammino, auguri per la bella opera che si è realizzata con l'organo restaurato da questa ditta così antica, col Diniello. Auguri a tutta la comunità che si è adoperata, auguri alla nostra Chiesa e auguri alla nostra gente. Grazie, grazie. Pieni di esultanza, glorifichiamo Dio onnipotente per gli innumerevoli doni della sua bontà, e come esorta l'Apostolo rendiamo grazie con la voce e con il cuore. Diciamo insieme: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Padre Santo, Re del cielo e della terra, fonte di ogni perfezione, ispiratore di ogni vera armonia, noi ti lodiamo per la tua immensa gloria. Gloria a te, Signore. Signore Gesù Cristo, Verbo eterno del Padre, che ti sei fatto uomo per riscattarci dal peccato e rivestirci della dignità filiale, noi ti glorifichiamo per la tua infinita misericordia. Gloria a te, Signore. Spirito Santo di Dio, che abiti nei nostri cuori e ci edifichi in un solo corpo, noi ti benediciamo per la tua misteriosa presenza nella Chiesa. Gloria a te, Signore. Santa Trinità, unico Dio, principio e fine di tutte le cose, a cui il cielo e la terra innalzano un canto nuovo, noi ti adoriamo per la tua ineffabile beatitudine. Gloria a te, Signore. E ora noi tutti, in comunione con la Santa Chiesa, ad una sola voce e con un solo cuore, invochiamo Dio nostro Padre. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
benedetto Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova, che governi il mondo con la tua sapienza e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce. A te cantano i cori degli angeli, sempre pronti ad ogni tuo cenno, a te inneggiano gli astri del cielo nel ritmo costante del cosmo. Te, Santo, proclama l'assemblea dei redenti e con il cuore, la voce, la vita, celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e i cantori della tua lode e a questo strumento sonoro, perché accompagnati dai suoi accordi armoniosi possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
continuerlo. Ho partecipato personalmente anche io al restauro di questo antico organo. Userò probabilmente anche dei termini non consueti e non ben noti a tutti, però è impossibile dire in altro modo. Ecco, questo organo è nato come organo pneumatico verso la fine del 1800, all'inizio del 1900. Successivamente, negli anni 45-50, è stato elettrificato, però non sappiamo chi ha provveduto a fare questa trasformazione. Purtroppo il sisma del 1980 ha causato dei danni rilevantissimi, ma non solo, i danni peggiori purtroppo si sono in pratica ulteriormente aggravati con lo smontaggio dello strumento fatti da una ditta chiaramente non specializzata, anzi addirittura diceva il compianto parroco che avevano portato i pezzi da dove si trovava l'organo con le ruspe meccaniche. Vi lascio immaginare le canne e tutti gli altri elementi dell'organo delicatissimi che fine insomma abbiano potuto fare. Infatti la cassa armonica è andata completamente perduta, però abbiamo recuperato in pieno il somiere maestro, alcuni somieri dei bassi e molte canne dell'impianto fonico. Dopo un lungo meticoloso restauro, consolidamento di tutti quanti gli elementi, siamo finalmente arrivati a conclusione con un impegno importantissimo da parte di Claudio, di Don Claudio. Chiedo scusa, ho detto Claudio, ma è un mio compaesano, è quasi anche della mia età e quindi ci accomuna una fratellanza particolare. Insomma, con un grosso sacrificio della comunità di Fluri, del parroco e di tutte quante le altre persone che sono impegnate, abbiamo potuto ridonare alla comunità di Flumeri questo antico strumento. Bisogna dire anche che sono state fatte delle integrazioni, perché chiaramente il materiale perduto andava sostituito, e in più è stato messo un principale 8, che è il registro fondamentale dell'organo, che purtroppo non era esistente nell'organo. Spero di essere stato chiaro e colgo l'occasione per augurare a tutti una buona Pasqua. Grazie.